La città di Roseto degli Abruzzi ha ospitato la premiazione di questa fantastica festa dello sport. Sindaco, un orgoglio vedere Roseto circondata da tanti ragazzi. Sì, una gioia per quanto riguarda me e la mia amministrazione aver potuto e saputo accogliere questo evento unico. La Costa della Mana si è fatta trovare pronta, direi che oltre la festa Roseto ha saputo accogliere anche a livello turistico, perché tutti hanno potuto godere della nostra splendida struttura ricettiva in questi giorni, hanno potuto usufruire dei nostri impianti e di quelli dei tanti comuni della costa e non solo, che hanno contribuito a dimostrare che la provincia di Teramo è una provincia accogliente, una provincia che sa destagionalizzare e che sa essere aperta a tutte le regioni italiane e anche a livello internazionale. Penso che sia un orgoglio e io come primo cittadino oggi sono qui a rappresentare tutte le istituzioni e a dire grazie al Ministero, al CONI che hanno scelto Roseto. Ma dico, per i nostri giovani, per le nostre famiglie, per i nostri cittadini, aver percepito quest'area di gioventù positiva, di gioventù che sa vivere nello sport e con lo sport grandi valori, credo che, come dicevi, sia un motivo non solo di orgoglio ma anche di crescita di una comunità che deve riscoprire questi valori. Un agonismo puro, un agonismo, si sta svolgendo la premiazione, quindi c'è una classifica, ma che ha visto comunque ognuno dare il meglio di sé per una vittoria che è poi di tutti. E sono i ragazzi dell'Aquila ad aver conquistato il secondo posto nella disciplina del rugby, eccoli qua tutti insieme con la coppa. Tanta soddisfazione immagino. Sì, molta, 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 veramente. Peccato l'ultima partita, potevamo fare molto di più, ma va bene così, ci accontentiamo. Insomma, l'Aquila è la patria del rugby in Abruzzo, quindi non potevate non fare una bellissima figura. Sì, vabbè, abbiamo giocato bene tutto il torneo, però loro sono stati meglio di noi nell'ultima partita, hanno meritato e il campo ha parlato da sé. Si torna a scuola alla normalità nei prossimi giorni nella scuola Giosuè Carducci e naturalmente la Coppa andrà in presidenza, immagino. Sì, sì, sicuramente, insieme a un altro scaffale apposito. Ma se tutto ciò è stato possibile, grazie ai docenti. Vorrei ringraziare la professoressa Angela Saccomandi, perché se non era per lei io non sarei qua, non avrei fatto niente, quindi la ringrazio. Visto il risultato, a questo punto tutti promossi a pieni voti? No, purtroppo no, a pieni voti no, però magari promossi speriamo.